Buonasera, benvenuti in un nuovo appuntamento con Mondo Dilettanti, un'altra super puntata qui dagli studi di Radio Siena TV. Siamo a parlare di una grande società e lo facciamo insieme alla nostra madre natura, la nostra Alessia Collini. Ciao Alessia. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. Sarebbe bello però, questo madre natura, ti ricordi Paolo Bonolis? Uomini e donne, madre natura. Ti facciamo un po' troppe cose. Ti facciamo una scalinata e poi chiediamolo un parere al nostro opinionista, allora, di questa idea, il nostro super sposino Marco Ciacci. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Marco, come ti sembra questa idea? Bellissima. Anzi, approvo, apprezzo e condivido. Tra l'altro ti vedo un po' provato da questi ultimi giorni. Sì, effettivamente sono un attimo in difficoltà. Diciamo che il matrimonio, si può dire, stressa allora. Matrimonio stress. Congratulazioni al nostro, sapevi Alessia, non sei sposato in settimana. No, appena arrivavo in studio gli ho già fatto le congratulazioni. Ah, le congratulazioni, ok. Allora il nostro Marco Ciacci un po' provato dalle vicende matrimoniali, però questo fa parte del gioco, diciamo. Parlavamo di staggio, ovviamente, lo facciamo insieme a Mister Regoli. Ciao Mister, benvenuto, bentornato. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, come sempre. Sono contento di riaverti qui in studio, un cambio di squadra e sta andando alla grande, perché è sempre un salto nel buio, no? Quando siamo in squadra. Sì, diciamo che c'è stato appunto questo cambio e sono contentissimo perché allenare lo Staggia è un motivo d'orgoglio, è un onore. Tutti sapete lo Staggia che società è stata e quella certo. Che è, quindi per me è uno stimolo nuovo e sì, diciamo che per adesso va molto bene. E va molto bene, è un campionato avvincente, ora ne parleremo ovviamente anche guardando la classifica e lo parleremo insieme ai nostri altri ospiti e ce ne sono anche di importanti e troveremo anche dopo la pubblicità, ma ora andiamo a salutare Andrea Testi. Ciao Andrea. Sì, buonasera, grazie dell'invito. Ruolo portiere, benvenuto, insomma di Staggia lo conosci un po' perché... Sì, ho bello fatto un paio di anni a Staggia e mi sono sempre trovato bene, un buon ambiente sia come dirigenti e come società stessa. E quest'anno un grande rinnovamento, comunque il tuo è stato un ritorno quest'anno, sì, se non sbaglio, un ritorno. Dopo la prima categoria è un ritorno, quindi tante novità, però la chiave è sempre quella, Staggia è una società che ha sempre fatto la differenza e si spera ovviamente state lavorando per farla tornare a fare. Certo, sicuramente è quello che bisogna puntare dato il blasone che ha sempre avuto Staggia, in fin dei conti è giusto che stia nelle postazioni dove merita. È giusto, penso, sì, parole sante. Gianmarco Signorini, un saluto. Buonasera a tutti, buonasera, grazie. Un saluto anche a te e anche per te, un ritorno a Staggia sì, dopo... Sì, più che altro una permanenza, è 4 anni sono qui ormai. Ah, sì, te dagli anni di prima hai seguito tutto... Sì, ho fatto un anno di juniores e poi 2 anni di prima categoria e questo è il secondo anno di seconda categoria, dopo la retrocessione brutta. Sì, quella purtroppo sì. È stato un momento non facile, però sembra che ora magari dopo la sofferenza c'è sempre, no? nel giro delle squadre del calcio la palla, come si dice, è tonda, però ora sembra la strada sia quella giusta, l'avete imboccata. Sicuramente sì, la strada sembrava quella giusta. È arrivato Mister Regoli, un mister insomma propositivo, che vuole tanto dai propri giocatori, però un trascinatore, vi stai trovando bene? Molto bene, però Mister Regoli sì, non lo conoscevo, però è... Appena arrivato a Staggia, diciamo, ha creato subito un bel gruppo e di noi c'è proprio questa bella armonia e comunque ci insegna anche a giocare a calcio molto e questo va riconosciuto al mister. E questo si pensa sia un fattore importante. Tra l'altro Marco, Staggia è una delle poche squadre in cui che non hai giocato, è ufficiale, no, ecco, perché... ufficialmente sì. Quindi non la conosci come dal vivo, però ne hai sentito sempre parlare. Certo, no? Assolutamente no. Poi questo è un anno di rilancio per il mister che viene da un'annata particolare l'anno scorso, rilancio per lo Staggia anche che l'anno scorso non ha fatto benissimo, rilancio per qualche vecchiotto come Fiorilli che però l'anno scorso ha fatto più che comodo e quest'anno penso lo stesso. E colgo l'occasione per risalutare un'altra volta Papo Meini che ha dovuto dare addio al calcio e militava qui fino a poco tempo fa insomma. Sì, sappiamo, ci ha mandato un messaggio per avvertirci. Alessia, hai qualche domanda per il nostro mister, magari ce l'ha qualcuno a fronte? Sì, vorrei chiederti il rapporto con il presidente. Quale la prima che subito sì. Che è un presidente. Per rompere il ghiaccio.
Eh sì, qui si rompe il ghiaccio, sicuramente, che è un presidentissimo di quelli vulcanici, no? Guarda, come ti dicevo prima della trasmissione, sembrano parole di circostanza, però io con il presidente veramente ho un ottimo rapporto. Appena d'estate c'è stata la possibilità di venire a Staggia, è bastato un attimo per trovare l'accordo. È una persona quadrata, è una persona che conosce il calcio molto bene, perché ormai è da tantissimi anni che è in questo mondo. È una persona che poi fondamentalmente viene descritta sempre un po' particolare, ma è una persona buonissima, che veramente dà tanto a questa società. Un grande personaggio. Esattamente, dà tanto a questa società e dà tanto a tutti noi tutte le domeniche, insomma. È un, quando ho saputo, insomma, della trattativa, insomma, tua con lo Staggio, ho pensato però in effetti Mister Regoli potesse essere allenatore adatto, no? Anche a un presidentissimo di Caspini, perché è un carattere forte anche il tuo, vulcanico anche il tuo, se vogliamo. Ho pensato subito, sarebbe stata una buona combine. Infatti i risultati per ora... Guarda, ti ripeto, per me questa di Staggio è una grandissima sfida, e appena c'è stata l'opportunità non ho esitato un attimo, perché ripeto, a me mi piacciono le sfide, quelle un po' complesse, un po' difficili. E niente, ci siamo trovati veramente subito alla grande, anche perché, come ti dicevo, siamo sulla stessa onda, vediamo il calcio la stessa maniera e lo viviamo la stessa maniera, quindi è un binomio che per adesso sta dando i risultati aspettati. E quello è importante, insomma, per un cammino, un progetto insieme, ovviamente. Andrea, poi un campo bellissimo, quello di Staggio, uno stadio, direi, non è proprio un campo sportivo, uno stadio, te lo conosci, insomma, te e Gianmarco lo conoscete bene, ci si può allenare davvero bene, fare calcio. Certo, è un bel campo e diciamo per la categoria è uno dei migliori, anche per categorie parecchio superiori, perché insomma è un bello stadio, un bel gruppo, un bel ambiente in cui riesci a far calcio serenamente e nel miglior modo possibile. Da portiere, insomma, hai un reparto difensivo che vede Milat, non so bene la pronuncia, è un giocatore non di categorie superiori, ma davvero molte superiori, è un vantaggio avere uno come lui. Diciamo che da un punto di vista del gioco è un difensore, essendo d'esperienza e sicuramente anche di personalità, aiuta molto anche magari noi giovani, anche magari in momenti di difficoltà, parlandoci e affrontando problemi. Alla fine, per chi si affaccia ai primi anni in queste categorie, è importante avere un punto di riferimento con cui parlare e con cui avere un aiuto, che sicuramente, data l'esperienza, è gigante, diciamo. Sì, Gianmarco, da attaccante, anche se il ruolo non specificato ancora, scherzavate con il mister, come mai? Ma essendo giovane, diciamo, sei un po' jolly, sì, diciamo, sfrutto le occasioni che mister mi dà in qualsiasi ruolo. Ultimamente sì, da attaccante, anche se ho rifatto l'esterno a centrocampo. Sì, ultimamente sì. Comunque la duttilità, penso, mister Regoli, è una cosa importante per un giocatore. Fondamentale. Signorini, ripeto, ora ci scherziamo su, ma è uno di quei giocatori che dove lo metti e dove ti fanno fa bene. Comodo, no? Comodissimo, veramente. Non avendo 30-40 giocatori. Sì, avendo la rosa ristretta di 20 elementi, facciamo di necessità e virtù, e comunque lui, ripeto, è uno di quei giocatori che dove lo metti e dove fa veramente bene. E i tuoi gol sono due stagionali? Ma per ora sì, due, spero ovviamente di continuare. Uno, diciamo, se il secondo è stato al 90esimo per la vittoria del derby contro il Castellina Scalo, e quindi è stato, diciamo, molto emozionante. L'abbiamo visto, sì. L'abbiamo mandato qui a Siena TV, l'abbiamo mandato in onda, quindi ieri te non avevo visto, non ti vedevo bene, un gran gol, quello si ricorda. Grazie. Immagino. Grazie. Per una bella azione più che altro. Sì, una bella azione, davvero un gran gol, grande emozione, avevo molto, visto. Molto. Quindi se arriverai in doppia cifra quest'anno sarai un attaccante dall'anno prossimo. Speriamo, dai. Marco, da attaccante cosa vorresti consigliare a Gianmarco? Ma io da attaccante ve ne consigli poco. Attaccante sì, ma insomma di quelli che fanno spogliatoio. Diciamo sì, sono più da gruppo che da campo di calcio. Però cos'è che deve avere un attaccante in queste categorie? L'attaccante in queste categorie deve avere, può essere... in due modi: o uno fermo e fa tanti gol,
e quello fa sempre comodo, perché insomma quando uno ti fa alla fine più di 20 reti fa sempre comodo, sì. O uno che aiuta la squadra a segnare, insomma, cioè, Fosi ci ha fatto una carriera, sì. Insomma. È vero, e ancora oggi è lì tra tennis e calcio che va avanti, insomma, sono due doti, è un mister importanti, no? Come no, poi colgo l'occasione di salutarlo, Fosi, con il quale siamo stati insieme, sì, è vero. È vero, io mister, ho una curiosità da chiederle, è più importante l'aspetto atletico o tecnico? Bella domanda, ma credo che siano importanti entrambe. Io lavoro molto sull'aspetto fisico e ormai è un dato di fatto, perché credo che la squadra comunque sia debba, durante l'arco della partita, durante i 90 minuti, tenere a livello fisico. Quest'anno ho trovato una squadra che tecnicamente è molto valida e quindi abbiamo un attimino con i miei collaboratori cambiato quelle che sono le metodologie di lavoro e siamo andati a lavorare anche sull'aspetto tecnico per migliorarli ancora. Quindi come si potesse dare una percentuale, quale sarebbe? No, 50%. 50%, sì. Marco, te su questo hai da dire, secondo te qual è? No, secondo me la percentuale. La percentuale, no, la percentuale secondo me col calcio veloce di ora si parla sempre di categorie abbastanza basse, però insomma sì. Ci sono tanti ragazzi che corrono e corrono forte, quindi farsi passare avanti rompe sempre le scatole a tutti, quindi più atletico che altro. Mi piacerebbe dire, anzi, più tecnico, però secondo te Alessia, qual è l'aspetto più importante? Siamo entrambi. Parlavo anche con un'altra squadra. Sì, sei d'accordo con Mister Regoli, insomma. Ci vogliono entrambe. Ci vogliono entrambe, sicuramente penso sia una cosa importante. Ma però, conoscendo Massi Fiorilli, il lavoro atletico lo fa bene? Ma guarda, non è mai stato molto. Massi lo avevo con me a Geggiano 2 anni fa e devo dire che l'ho ritrovato addirittura meglio sotto il punto di vista atletico rispetto a 2 anni fa. Come mai? Si invecchia? Non lo so, evidentemente in vecchiaia è migliorato, però evidentemente è una persona che comunque ci tiene all'aspetto fisico, è una persona che quando fa le cose le fa sempre al 100% e veramente gli faccio complimenti, perché trovare una persona all'età che ha lui, ora non è che ha 50 anni, però, però insomma fa sempre piacere trovare giocatori che comunque ci tengono alla forma fisica. Marco, quale potrebbe essere il fatto? Invecchiando il cervello si fa correre meglio, potrebbe essere? No, sì, correre quando serve, insomma. Poi Massi ha fatto anche questo viaggio spirituale in Giappone, quindi ha fatto anche una purificazione interna, ora sicuramente durerà 5-6 anni più. Sì, se tutto va bene. Allora tutti in Giappone quando è possibile, che allunga la carriera calcistica. Voi invece ragazzi siete giovani, Gianmarco giovanissimo, di strada ne fare tanta. Speriamo. Di Staggia, insomma, un pezzo già di storia nello Staggia, vedi il tuo futuro sempre a Staggia? Ma io e Staggia, sì, diciamo, ormai è tanto che sono qua e come disse il presidente è la squadra in questo momento desidero, perché come ho detto gli impianti che abbiamo a disposizione sono importanti, anche lo stesso massaggiatore. Che, come si chiama, almeno noi facciamo un saluto, Gigi, ora vabbè, Gigi. Dice, io lo chiamo sempre Gigi, l'associazione era solo il nome di solito, no, Marco, il battesimo, sì, sì. Il nome battesimo di solito è Gigi, ora sempre nomi corti. sempre nomi corti. E nulla, diciamo sì, in questo momento poi penso allo Staggio ovviamente, poi sì. Andrea, anche te da ovviamente giovane, una carriera davanti, il tuo futuro lo vedi sempre a Staggia? Per il momento, standoci bene e trovandomi bene con l'ambiente in cui è, direi di sì. E da attaccanti, ma i tuoi attaccanti hanno due caratteristiche, i portieri invece di caratteristiche sono? Il portiere ha caratteristiche particolari, perché comunque è un ruolo totalmente avulso dal calcio, è vero, cioè è proprio un'altra cosa, un altro mestiere rispetto al giocatore. Però lì la differenza la fanno tante cose, la fa anche le motivazioni stesse, cioè comunque stare in porta e guardare la partita è difficile,
A parte io da giocatore la guardavo anche volentieri la partita perché rifiatavo, però il portiere non ha questi grossi questi grossi scatti, quindi poi, non lo so, non, ce la, non ne parlavo, non so se ce la farei. Nella puntata dedicata ai portieri, se fa una bella parata, bravo, se sbaglia, insomma, un ruolo un po' maledetto tra virgolette, però che bellissimo, insomma, molto affascinante. Sì, diciamo un ruolo con due sfaccettature, perché alla fine quando sbagli il portiere si vede sempre più di qualsiasi altro ruolo, quindi una caratteristica secondo me che deve avere un portiere è quella di, sì, magari se capita l'errore ci può stare alla fine perché siamo persone, però riuscire a passare avanti all'errore e rimediare magari la porta dopo non apparà. Quindi è molto, insomma, mentale, insomma. Sì, sì, parecchio mentale. È molto mentale, è da lavorare anche su quello nella crescita. Andiamo a vedere se è possibile i risultati della giornata di domenica e poi a seguire la classifica, per vedere un po', ecco, c'erano grandi match, come il Berardenga che ha perso con il Malmantile, anzi Alessia, visto che questo è un girone nuovo e non l'hai mai letto, questo potrebbe darci delle soddisfazioni. Berardenga, Malmantile 1-3, Cambiano, San Cascianese 2-0, Cerbaia Staggia 3-1, Chianti Nord Stellina Scalo 1-1, Radicondo e San Miniato 2-2, Sambuca Casini Aurora 1-1, Santa Maria Ginestra Fiorentina 1-1, Sporting Poggibonsi Ponzano 3-2. Diciamo, non ti è piaciuto lo United, il Montaglione? Come mai, Alessia? No, vabbè, non mi sono sbilanciata. Di la verità, pensavi fosse uno scherzo il Cambiano United? No, ho letto un po' veloce, quindi non potessi. Pensavo fosse uno scherzo. Invece Marco, una squadra simpatica, lo Cambiano United. Ma non lo so, dovrei chiederlo a loro, però... non so, magari sì. No, vedevo che comunque c'è anche qui, come l'altro girone, Mellenne, c'è una classifica molto corta. Sì, bella. E si vede che le squadre, insomma, sono abbastanza... si equivalgono abbastanza. Volevo sapere com'era appunto questo Cerbaia, visto che mi hanno parlato bene e male in tutti e due modi. Ma che ti devo dire, noi veniamo da una domenica un po' così, nel senso, a parte le battute, il Cerbaia è una squadra costruita per vincere il campionato, è una squadra che l'anno scorso ha disputato la finale dei playoff insieme al Malmantile, è una squadra che ha tutto per ambire a lottarsi questo campionato. Posso aggiungere io, magari invece il San Miniato non sta andando come le previsioni? Ma guarda, il San Miniato, a prescindere che, ripeto, secondo me questo è un campionato dove tutti veramente possono fare bene, perché tutti veramente possono vincere e perdere con tutti. Il San Miniato ci abbiamo giocato in casa e a me mi ha fatto una grande impressione, sono venuti a Staggia con un grande personalità e sinceramente avranno da mettere a punto qualcosa, non so ora nei dettagli. Ma però tantissimi giocatori, forse anche troppi magari. Sai, poi gestire tanti giocatori è difficile, perché poi magari c'è le lamentele di chi vuole giocare, quindi, però ecco, sinceramente non conosco la loro situazione, però a me personalmente hanno fatto un'ottima impressione. E voi ragazzi, secondo voi Gianmarco e Andrea, vedendo le squadre che avete visto, ormai quasi tutte, qual è la squadra più forte? Il Cerbaia di domenica? Ma diciamo che bene o male le squadre che sono in cima sono tutte abbastanza, si equilibrano tutte abbastanza, perché alla fine, come appunto abbiamo visto all'ultima giornata, sono risultati anche abbastanza strani, perché magari squadre di testa hanno dovuto pareggiare o perdere con squadre in media bassa la classifica, alla fine fa capire un po' quanto ogni partita faccia parte a se stessa, quindi ogni domenica ci possono essere delle sorprese, ci possono essere delle conferme, quindi è un po', diciamo, un po' difficile fare dei pronostici su una squadra più forte, una squadra più debole, però sicuramente il Cerbaia direi è una buona squadra. Da portiere, l'attaccante, se c'è un attaccante, ti è rimasto impresso ovviamente delle altre squadre? C'è stato uno particolare, se ti facciamo suggerire a Mister Regoli, sicuramente gli attaccanti l'ha adocchiati, qualcuno ti è rimasto impresso, diciamo a Brandani del Radicondoli, sì,
una buona impressione a vedersi, soprattutto per l'esperienza e per le capacità. Sì, 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 se ci sente. C'ho un petto così ora. Se ci sente, gasatissimo sicuramente. E Gianmarco, invece, guardando, abbiamo visto la classifica, anche secondo te Cerbaia potrebbe essere quella più attrezzata, oppure hai visto, ha individuato altre squadre temibili? No, sicuramente il Cerbaia è una delle favorite alla vittoria del campionato. E comunque anche Malmantile e lo stesso Radicondoli mi hanno lasciato, diciamo, una buona impressione. Ora vediamo un po' il ritorno, come la situazione si mette, perché anche a mio parere il Cerbaia sia un'ottima squadra, ma sfrutta tanto il campo sintetico che hanno in casa, quindi sì, secondo me lo stile di gioco cambia. Magari al ritorno vedremo un altro tipo di partita. È vero, è molto, molto diverso, è molto diverso, senz'altro. Alessia, visto che hai messo sotto Mister Regoli, c'hai anche un'altra domanda? Sì, pronto? Vorrei chiedere i pronostici per questo campionato. Sì. Playoff, non playoff, dici per noi? Sì, allora, sì, guarda, io sono veramente contento. Loro hanno detto Cerbaia, Malmantile. A me la squadra che diciamo mi ci strizza l'occhio è lo Staccia. Sembra, può sembrare una risposta scontata, no, ma mi piace. Ma nel senso, mi piace la sincerità. Io sono molto contento dei giocatori che ho, perché ho delle persone veramente fantastiche. Stiamo attraversando un momento particolare, perché la rosa ristretta ci comporta a volte a fare dei cambiamenti anche fuori logica, e quindi poi magari sul campo non tutto torna per il verso giusto. Dobbiamo far passare un attimino questo momento, recuperare alcuni elementi che per infortunio sono fuori, ma poi io sono convintissimo che noi ci giochiamo tutto fino in fondo. Perché ora avete giocato quasi un girone intero, praticamente tutto il girone, senza uno dei giocatori che ti sei portato anche dietro, alcuni le conoscevi già, hai fatto bene magari a portarli a te. De Pau, che tra poco saluteremo e verrà qui con noi, sì, insomma, una grande perdita è stata. È una delle pedine su cui appunto una squadra magari la basi, però ripeto, non mi piace entrare nel singolo, ma veramente è un gruppo di ragazzi che poi, come si è detto prima, sta nascendo, è nato quest'anno, stanno veramente facendo qualcosa di incredibile. Mi lasciano tutte le domeniche veramente a bocca aperta, perché il calcio che stiamo esprimendo è veramente un calcio meraviglioso. E ora c'è la pausa invernale, e poi giro anche la domanda a Marco, che sempre per i giocatori domenica c'è l'ultima partita, poi la pausa invernale è abbastanza lunga quest'anno, che sempre per i giocatori è la cosa peggiore ci sia, no? Ma guarda, come la gestirai? Ma allora, il solito richiamo di preparazione è quello che è scontato e fuori dubbio, ma credo che poi a un certo punto anche staccare mentalmente possa far bene. Dobbiamo, come dico sempre a loro, venire agli allenamenti, attaccare l'interruttore e poi, come è finito l'allenamento, staccarlo, perché abbiamo bisogno anche di recuperare energie che comunque anche mentalmente consumiamo. Niente, facciamo il richiamo di preparazione e poi ci prepariamo a fare questo girone di ritorno nel miglior quando modo possibile. Quando conta davvero. Esatto. Buone notizie per i ragazzi, Marco, il richiamo di preparazione invernale è tremendo. Inizio a darsi malati subito, prima di una settimana prima, sto male, sono fatto male. No, ho visto lo Staggia, cioè, a differenza delle squadre insomma, quelle che lo precedono, ha perso 4 partite, forse lì è stato magari qualche sconfitta che poteva saltare, ha fatto la differenza, che ho visto le prime hanno perso 1-2 partite, Radicondoli forse 8 pareggi, addirittura ha fatto una cosa incredibile. Sì, Radicondoli è l'unica squadra credo che non abbia mai perso. Credo la differenza sia solo questa qui, insomma, magari una sconfitta di meno e... Cioè dare continuità anche quando... Ma ripeto, guarda, le sconfitte che ci sono maturate sono sconfitte che, come dico sempre anche ai ragazzi, il campionato è una corsa a tappe. E abbiamo perso una tappa, certo. Cioè gestiamola come una vittoria tranquillamente. Noi l'importante è rimanere attaccati nei mesi di gennaio e febbraio, lì, sì, sono quelli che contano, e poi ci giochiamo le nostre carte fino in fondo. Gianmarco, questo richiamo di preparazione vi preoccupa? Come tutti gli anni va fatto e quindi lo facciamo, però sì, diciamo di sì. È come un dente che si toglie, sì, purtroppo. Va fatto e quindi lo accettiamo. In questo caso Andrea Beati portieri, no? Voi un pochino la cavate meglio. Sì, sì, alla fine i portieri se la cavano sotto questo punto di vista. Dai. Anche se d'inverno voi avete il freddo, il campo duro, insomma, il ghiaccio. Sì.
Quello è vero, non è tanto favorevole la stagione che si sta avvicinando per i portieri. Allora, un'altra domanda per andare pubblicità per il nostro mister. Sì, prima di chiudere vorrei chiederti un pregio e un difetto tattico della squadra. Bella domanda. Visto come... Allora, guarda, ieri credo sia stato un attimino lo specchio della squadra che siamo, nel senso abbiamo avuto anche ieri, nonostante giocassimo contro il Cerbaia, abbiamo visto quelle che sono le nostre certezze, cioè il palleggio, il possesso palla sulla quale noi ci basiamo molto. Lati negativi sono i soliti errori di ingenuità che la gioventù porta a farli. Anche ieri abbiamo regalato alcuni episodi dove potevamo benissimo evitarli. Quindi ecco, direi di crescere dal punto di vista di personalità e cercare di limitare quegli errori ingenui che spesso purtroppo abbiamo fatto. E questo sarà un compitino da fare, no? A casa ovviamente. Un piccolo break pubblicitario, rimanete qui con noi un Mondo Dilettanti, abbiamo un cambio di ospiti perché parliamo sempre di stagio, lo facciamo insieme a loro, rimanete con noi, a tra poco. Di nuovo insieme Mondo Dilettanti, nella prima parte abbiamo parlato dello stagio e continuiamo a farlo ora insieme a nuovi ospiti. Intanto vado a presentare Massi Fiorilli. Massi, grazie di essere intervenuto in trasmissione e grazie dell'aiuto, anzi organizziamo te praticamente oggi la puntata. Ciao Dago e grazie dell'invito, sempre abbiamo un piacere. Una bella sbiorinata di mister Regoli, no? Ti ha fatto piacere? Mi vuole bene. Avete un bel rapporto e insomma avete sposato in pieno questo nuovo progetto, insomma anche per te che avevi un po' accantonato anche l'idea del calcio, invece ti è ripartita... No, mi chiamò l'anno scorso lo stagio a metà campionato, un'impresa, sì. Infatti dissi se mi riesce fa festa. Invece... E poi quest'anno parlando al presidente le cose sono state fatte con criterio e meglio, sì che... Non ho voglia di smettere, dai. E come mai questo amore con lo stagia? Cosa hai trovato? Cosa hai ritrovato? Senti, mi chiamarono l'anno scorso anche un po' di società per andare a dargli una mano a metà anno e andare a parlare stagia e appena entri al campo e si respira calcio, sì che è stata quella. E io ti vorrei chiedere perché ami così tanto il calcio? Se non riesci a smettere. Mi piace, da 4 anni ho iniziato il calcio e c'ho passione anche quest'anno a dare una mano a fare la squadra e c'è tanta passione. Eh sì, davvero, fai anche un po' di virgolette quasi dirigente perché aiuti anche nella fase di direttore sportivo, no? No, sai, ho visto Marcello, mi ha chiesto se gli davo una mano e poi... Conoscenti, sì, ha visto, lo fa con piacere, mi piace. E quindi insomma è una nuova avventura per te ovviamente e anche per Emanuele De Pau, anzi te doppia, tanto bentornato. Ciao, grazie, buonasera. Ti vediamo i segni della battaglia perché due doppie avventure direi nuove perché sei arrivato allo stadio quest'anno, però una partita, un gol, poi un infortunio allo zigomo, ora devi rientrare anno nuovo addirittura. Insomma, speriamo che mi riesca a rientrare la prima partita dell'anno nuovo. Quindi, i presupposti ci sono tutti, spero poi nel mister che mi voglia far giocare, poi dipende sempre da lui, io sono a disposizione. Non è iniziata bene, peccato perché per te che insomma sei un giocatore, l'anno scorso sei stato uno dei migliori del girone col Geggiano, quest'anno non è andata bene perché un infortunio ci sta nel calcio, insomma ti ha messo ai box per più di 10 giornate. Cioè, sono infortuni che purtroppo sono del mestiere. Mi è ricapitato anche a me purtroppo di fare questo lavoro a qualcun altro. Ah sì, Quindi no, niente, non stavo uno scontro di gioco come ci sono tanti, quindi non c'è da lamentarsi con nessuno. Molto sportivo in questo, giustamente, ok, al nostro Emanuele De Pau, ne parliamo ovviamente con te di tutto, di nuovo, della questa stagione che sta andando verso scenari interessanti. Intanto vado per presentare Leonardo Paoletti. Ciao Leonardo. Ciao, buonasera. Benvenuto, anche te, esterno, ruolo non specificato ancora? Sì, diciamo che come tocca a noi giovani... Ci insomma alterniamo nei vari ruoli, soprattutto quest'anno, diciamo, mi toccava fare
diversi ruoli su tutta la fascia. La corsia, insomma, però è un appunto la duttilità, come si parlava prima, può essere davvero un'arma in più per voi. Tanti giovani nella squadra, ma tanti ormai della vecchia guardia, e danno una mano, insomma, un giusto mix, ne pensi? Sì, diciamo soprattutto quest'anno che abbiamo trovato diversi vecchi che comunque ci danno una mano a crescere, e soprattutto in campo, insomma, ci aiutano, ad esempio Massi che ci dà una bella mano, ma ad esempio Marchetti, anche Zazzeri, ora se la prenderà Zazzeri, sì, sì, che gli ho dato del vecchio, ma insomma, diciamo, è mezzingolo ancora. Sì, sì. Marco, perché il vecchio, tra virgolette, che ci mette? La birbata, l'esperienza? Il vecchio, secondo me, ora come ora, per come conosco io i vecchi, perché poi si parla di ragazzi cresciuti, ci mettono passione e motivazione, perché a differenza dei ragazzi, ora è brutto dire i ragazzi di oggi non hanno motivazione, assolutamente non è quello, però chi ha giocato tanto e vuole continuare a giocare è perché c'è tanta passione e tante motivazioni, perché un ragazzo ci può avere il momento della gioventù, la frenesia, la voglia di giocare a pallone, con gli anni c'è gli acciacchi, il lavoro, i figlioli, quindi le motivazioni fanno la differenza, la passione la fa ancora di più. La passione sì, la fa di più, però è strano perché non è per tutti uguale, perché con Massi Fiorilli sei della stessa generazione calcistica, no? Te invece ti hai abbandonato. Ma infatti Massi può essere un esempio, perché ha anche un lavoro e non gli consente di fare grosse cose anche la sera, invece è bravo perché ha coniugato famiglia, lavoro, calcio, sì. Magari c'ha anche una compagna più consenziente, non so, è importante anche quello, dipende, sì, anche da tante cose. Ci sono tante sfaccettature, questo è verissimo, tra l'altro Massimo, ho visto anche nei social una foto di due scarpette piccoline, e la passione si tramanda. Speriamo. Farà quello che vuole, però insomma ci si prova. Insomma, le scarpe le ho comprate. Le ho comprate, poi si vuole. Te Marco le scarpe mi sa che non le compri. No, non le compro. Esatto, no. Al massimo da ballerina. I pattini. Purtroppo, tra virgolette, insomma, si dice, le generazioni calcistiche, insomma, passano di padre in figlio, padre in figlia, un pochino più difficile, so qualcosa anch'io. Emanuele, una squadra totalmente rinnovata per lo stagio, sei arrivato te insieme a Sergio Ondo, che già conoscevi, insomma, un mix, vedo, tra giovani e un pochino più vecchi, tra virgolette, però è cambiato tanto. Avete fatto subito però un'amalgama giusta, e questo penso sia stata la chiave, no, per fare buoni risultati da subito. Sì, devo dire che forse appunto la cosa più importante che c'è stata quest'anno è stato il gruppo, che si è formato subito, e devo dire che difficilmente ci si trova così bene in una squadra tra giocatori, non c'ho da lamentarmi niente, mi trovo veramente bene. Eh sì, tra l'altro, insomma, avete cambiato tanto, alcuni non conoscevate, però è stato un mix di squadre, no? Un po' particolare, un po' di Geggiano, sì, un po' di Serve. Un po' del Girone Fiorentino, parecchi. Sì. E Geggiano siamo in due, sì. Sergio era SR, Massi sì, era con noi, sì, però poi era l'anno scorso qui. Davvero no, un mix particolare. Per quanto riguarda la stagione, abbiamo visto la classifica prima, qual è la squadra che ti ha impressionato di più finora? L'ho visto tutte le spettatori le partite, comunque, meglio di te? Meglio di me? No vabbè, comunque quelli che hanno detto loro, sì, Cambiano e il Malmantile forse, no il Cambiano, Cerbaia e il Malmantile forse sono le più, che all'occhio quelle che risaltano, magari sarà stata solo la partita, però sono state due buone squadre, si sono trovate. Sì, quindi saranno... E poi anche la classifica lo dimostra. E ora lo sai che la responsabilità ora sarà tua doppia, perché insomma, non avendo fatto così senza di te, ora sei chiamato a dare la spinta in più, no? Buon per te, no? La pressione buona per te. Sì, sì. C'è da dire che due partite ho giocato, due partite si è vinto, quindi... Quindi... No, bene. Quindi sei già al 100% ora. C'è una prova contraria. Sì, ha ragione. Nei numeri no, ti danno... No, va bene. Ti hanno ragione. Ho detto quando sono a disposizione, se mister vede che sono pronto, ci so. Ci sarai alla grande, sicuramente sì. Leonardo, da giovanissimo, qual è il giocatore per ora che ti ha impressionato di più della tua squadra? Bah, come esempio, come persona e anche in campo poi sicuramente Milat, perché sì, perché è un esempio penso per tutti.
come si comporta agli allenamenti e comunque in generale al di fuori del campo. È un grande giocatore. Ti sei arrabbiata perché? Sì, mi sono arrabbiata perché la volevo fare la stessa domanda a Fiorilli. Te l'ho rubata, insomma, ma sì. Allora, da te, insomma, la tua esperienza, insomma, i giocatori ne ha visti tanti, ora cominciano ad essere sulle migliaia, quindi penso. Quindi, purtroppo. Di squadra qual è il giocatore che ti ha impressionato di più? Della squadra nostra? Sì. C'è Pier, è fenomenale. Sì, è davvero. Sì, è bravo. A parte è un bravissimo ragazzo, davvero un uomo eccezionale. E poi quest'anno è arrivato in preparazione, era un po' sovrappeso, infatti se l'ha visto, sì. Ma ora è ripreso al 100% e non ci fa niente in questi altri due. Sì, quindi sei confermi, insomma, sì. Poi c'è Sergio, hanno un altro motore, sì. Diciamo. Beati loro. Beati loro, sì. Marco, tra l'altro il mostruoso team, il giocatore lo facciamo scegliere a Massi Fiorilli. Sì, quindi comincia a pensarci perché la nostra squadra va aggiornata. Va aggiornata, sì, è vero, sono in ritardo con le figurine, ma ora provvederò da domani. E va scelto un giocatore della tua squadra, quindi visto sei un veterano. Il portiere, il portiere ce l'abbiamo già. Il portiere, decidite, insomma, pensaci a fine puntata. Ce lo dirà, un giocatore solo. E Marco, qual è la differenza che può fare ora lo stadio nel girone di ritorno, insomma le ultime due partite che mancano dal girone d'andata? Assolutamente, secondo me trovare più continuità nelle vittorie, che è la frase più fatta del mondo, ma quella più vera in queste categorie. Vincere aiuta a vincere. Quindi quando c'hai quella sconfitta e ti interrompe il momento buono, poi ripartire è sempre complicato. Anche se fai una vittoria dopo una sconfitta, comunque riparti comunque da zero. Invece quando ne vinci 3 o 4 di fila, fai entusiasmo, crei l'ambiente giusto per andare a vincere sempre di più. La domanda che volevo fare a Massi, se posso, ovviamente. Ti arrabbi di più quando sbaglia un coetaneo o un giovane? Non ci si può più arrabbiare con giovani. Poi se uno la dice bene, ma è toccato cambiare, perché se no, no vabbè, dai, con giovani si cerca, guarda, se ne parlava proprio negli spogliatoi l'altra sera, loro devono ricevere quello che gli si dice noi, perché noi si cerca di aiutarli, però chiaramente gli va detto in un modo giusto. Sì, quello sì. Questo è un mix. Ora hai imparato? Tocca. Qualche società mi diceva: non li va a berciare, se no vanno via. E ora giovani sono fondamentali, perché sono il futuro, giustamente. Sì. Sempre di più, forse è vero. E comunque quest'anno, ora no, per fare la sviolinata a loro. Trovare delle quote giovani come abbiamo in squadra noi, io non l'avevo mai trovato. Tutti bravi, davvero, insomma. Bravi, vengono all'allenamento, si applicano, hanno fatto subito spogliatoio. Non sembrano giovani, ecco, sembra di parlare con gente della nostra età. Anche se Diego, insomma, sei ormai un finto giovane, perché insomma, in molti anni li hai giocati davvero. Hai notato anche questo a Nuivi, quello diceva Massi. Sì, come ho detto, il gruppo mi sono trovato quest'anno è stato un gruppo formidabile, e come dice Massi sono tutti seri questi ragazzi, quindi bene così. Penso faccia la differenza. Massi, tra l'altro, ora non so nemmeno dirti da centrocampista, però insomma la tua evoluzione calcistica è stata particolare, insomma, da centravanti, insomma, da attaccante. Prima si faceva qualche gol. Sì, poi ti sei abbassato dietro. Ora volevo dire, parlare un po' sul De Pau, perché è un centrocampista, l'hai già conosciuto, è un giocatore che ti piace, immagino, è caratteristiche interessanti, no? Te che ne hai visti tanti. E ma manca, perché poi corre anche per me. Sì. Sì, che mi manca tantissimo. E poi è un centrocampista dinamico, 7-8 gol al campionato, le fa, attacca, pressa, è completo. Le calci piazzati come le gestite? Ci pensa... Io non ci arrivo più. Non ci arrivo più. Qualcuno le tira, c'è il Ruffo, le tira bene. Sì, che è andata a segno domenica con la sconfitta contro Ceballos. No, un assegnato lui. Ah no, migliore in campo lui. Migliore in campo, sì.
Sì, dai, ci si va sulla palla, si guarda, e poi se qualcuno me le fanno tirare. Dico, anche te hai cominciato a tirare qualcosa, Gigiano mi sembra... Gigiano ha iniziato a tirare i rigori. Ah sì, i rigori anche, quindi insomma, allora è un messaggio per... No, no, avevo iniziato a tirare, ho detto mister chi è chi, da domenica gli ha detto chi è disponibile a tirare, gli alzavo la mano. Ci credo, personalità, giustamente, personalità. Leonardo, come vedi il tuo futuro, il futuro dello Staggia, cosa vedi all'orizzonte? Diciamo che per ora pensiamo al campionato che stiamo facendo, poi nel futuro si guarderà, si guarda tutto, si valuta, però ora la testa solo a questo e arriviamo in fondo e cerchiamo di arrivare il meglio possibile. Alessina, hai qualcosa da... Io sempre per il massimo, hai una certa esperienza, hai già visto diverse squadre, come si mangia a Staggia? Scusa, ma è una domanda classica della puntata. Ormai allora loro ci fanno quasi tutti i giovedì la cena, se no quando è spesso si va, se non la fa la società si va a mangiare una pizza. Allora, facevano la pasta un po' troppo stracotta. Sì, dal ristoratore le indicazioni. Pure sulla pasta. Sì, si è fatto bene, insomma. È vero, ora sei un critico anche in questo. Può essere, a parte lo Staggia, ovviamente, l'ultima squadra in cui hai giocato. Però, insomma, ti hai girato tante, è vero. Questa cosa è bella, abbiamo parlato varie volte durante la nostra trasmissione. Dov'è che si mangia? Dov'è che hai mangiato in maniera particolare? A Torre Neri. È vero, ci si sfonda. No. Brace durante l'allenamento. È vero, Sorrenieri è un ambientino dove è un culto. Diciamo. Sorrenieri sta benissimo. Sì. Sì, quella marca te l'ho rimanta anche Sorrenieri. Fatto giovanile, sì, anche sì. Se era un derby. No, un po'. No, non importa. È vero, bella domanda Alessia, questa culinaria ricordiamocela perché bisogna... Ormai è un master, ma come la classifica mostruosa del Ciacci c'è la domanda. Sì, insomma, che un paio di settimane hai preso le ferie, il viaggio di nozze... Ora siamo ritornati. Televisivo, diciamo, sì, hai fatto. Il viaggio... Siamo tornati sul pezzo. Ora, anzi, Massi, se abbiamo qualcosa di qua, se abbiamo qualcosa da mandare per la classifica di Marco Ciacci, mandateci cose imbarazzanti. Certo. Se riuscite a ricevere... la mitica maglietta dello Staggia, Disinfest Poggi Ponzi, che suona molto minaccioso verso il Poggi Ponzi, poi invece credo sia un'azienda che fa disinfestazioni. Poi ho scritto Disinfest Poggi Ponzi, mi ha fatto ridere. Sì, ce la vedi sempre? Sì. Allora vedi, notevole, è vero, è bella, molto bella, quella curiamola allora. Il mostruoso team, allora Massi, hai pensato al giocatore? Cosa che ci potresti... Sì, voglio andare su un giovane, guarda, è una quota, al centro una pista ci vuole mettere il Ruffo. Ruffo? Sì. Lui è di un'altra... Sì, eh? Sì, se ci mette un po' in testa un ci chiama Ruffo, che la nostra Alessia prende nota. Nicolas Ruffo. I tempi in cui scrivevi la top 11 a mano, devo riesumarla in qualche modo. Questa è delle quadrature. Si dà spazio a giovani. Continua a scrivere al più non posso. È un giocatore, insomma, ti piace? Sì, è fortissimo. Anche calci piazzati. Completo. E per te Depa invece il giocatore che ti ha più colpito, non te l'ho chiesto, della squadra, il giocatore che ti ha più colpito? Ma forse lo Zazzeri. Ah sì, terzino destro, terzino sinistro, destro, sì. Può fare anche il centrale difesa, però non mi ricordavo fosse così forte. Sì, sapevo era forte ma non mi ricordavo così. Sì, sì, ho detto ai lavori, ne parlano un gran bene, penso sia più particolare come difensore, insomma, perché un giusto equilibrio fa sì che la squadra possa andare a fare grandi cose. Prossimi impegni, Depa, quali due squadre vi mancano all'appello? Io ci ho segnato sul calendario quella del Santa Maria, il 7 gennaio, il rientro. Ah sì, l'hai segnata, l'hai segnato già quella. No, vabbè, poi domenica ci sarà il Castelnuovo, anche quella è una bella partita. E un derby. Eh sì, un bel derby. Tra l'altro derby per te anche da ex. E lì hai fatto belle stagioni. Si vinse andò di sopra. Si arrivò secondi, non si vinse il campionato. E una volta con Michele si vinse il campionato. Insomma, un derby che vale doppio per te, no? Tra l'altro, una squadra mi hanno detto, insomma, mi sapete, lo conosco bene, gioca un po', magari speculare a voi giocando a calcio, insomma, quindi potrebbe essere una bella partita, ce lo auguriamo. Sì, speriamo. Poi tanto
chi dà più continuità, diceva bene Marco, le quattro sconfitte, se si riesce a fare uno step in più, noi trasformarle in pareggio, bravo Dago. Era chi dà più continuità a questo campionato lo porta a casa, sì, perché ci sono sei squadre, secondo me siamo tutte lì, ecco. E questo sì, penso sia davvero, davvero giusto. Indiscrezioni da Berardenga le sappiamo, Marco. Monciatti gioca, non gioca? No, Monciatti non gioca. Jacopo non gioca, li voglio bene, ma non lo fanno giocare. Questa è l'indiscrezione, andiamo per Mister Regoli. Quindi prendiamo. Ieri non ha giocato, senti il suo fratello. Sì, era partito e giocava, ora è stato. Rimesso dalla parte più, giusta del campo, un pochino più esterno. L'ultima promessa per De Pau prima di chiudere: sei sempre 7-8 reti, insomma, da centrocampista, un valore aggiunto notevole. Quante ne prometti ora dalla fine dell'anno? Speriamo di arrivare almeno a 5, arrivarci a una ci so. Sì, che poi da centrocampista anche 5 sarebbero buoni, dobbiamo dire la verità. Si prova. Che ora i Bomber sono un po' in carenza, ecco, visto nei vari gironi, 7-8 reti, insomma, sì. Cominciano a essere poi per un attaccante, quindi insomma, più 5 per una centrocampista saresti in grande media, anzi, un nostro in bocca al lupo per il tuo ritorno. Cremi il lupo, grazie. E allora, qui siamo in chiusura, un ringraziamento a Leonardo Paoletti, grazie Leonardo, e in bocca al lupo ovviamente per il tuo futuro, la carriera all'inizio, quindi buon divertimento più che altro. Crepi, arrivederci. Un ringraziamento a Emanuele De Pau, ti ho già detto in bocca al lupo, mi fa piacere rivederti in campo più che altro. Grazie, e ricrepi un'altra volta. Poi ci manderai qualche video di qualche tuo gol, via. E Massi, grazie Massi Fiorilli, un ringraziamento particolare, buon divertimento anche a te, che insomma lo facciamo per passione, e rimaniamo aggiornati per far parlare anche dello Staggia, perché è una squadra, una società importante, giusto? Che abbia la giusta risonanza, no? Ma sì, certo. È vero, è vero. Lo facciamo per il calcio apposta per questo. Ovviamente il ringraziamento al nostro Marco Ciacci. Grazie a te. Durante la puntata ti sei ripreso pian piano. Pian piano, ho preso anche valore. Io l'ho visto. Sì, è vero. Ma grazie a Mattia, da colore lui. È rimasto, sì, forse ti hanno dato una tonalità buona. E la nostra Alessia Collini con questa nuova moda, Marco. Come si chiama questo? Non ha uno specifico nome. Come lo chiameresti? Mi sa tipo una giarrettiera nel collo. Era in clima matrimonio anche lei, va bene, giarrettiera. E la nostra Alessia Collini, grazie Alessia. Grazie a te Giovanni. L'appuntamento prima della pausa estiva, invernale, mercoledì prossimo ovviamente, e l'ultima puntata di Mondo Dilettanti, poi ci rivedremo ovviamente a gennaio quando inizieranno i campionati. Intanto vi auguro una buona serata, l'appuntamento mercoledì prossimo 22:45, sempre su Radio Siena TV. Buonasera a tutti.